Gli aggiornamenti relativi all'incendio che sta continuando oggi ad interessare il Monte Bonifato. Vediamo le immagini registrate da Alcamondo Blog intorno alle ore 13:30 che testimoniano ancora focolai piuttosto pericolosi che devono essere attentamente controllati. Come possiamo vedere, chiaramente ci sono fiamme che minacciosamente stanno interessando l'area cosiddetta pedemontana, sovrastante la via John F. Gerald Kennedy. Poco prima di registrare queste immagini, si è avuta la possibilità di raccogliere delle dichiarazioni del sindaco di Alcamo, Domenico Surdi. In via John F. Gerald Kennedy, dove sono in corso tra l'altro lavori di realizzazione della rete fognaria, come conferma il sindaco Domenico Surdi, che è qui con noi. Facciamo un bilancio di questo ennesimo incendio che ha devastato Monte Bonifato. Dunque, per fortuna non si sono registrati feriti né danni ad abitazioni. Danni diciamo ingenti, però dobbiamo dire che ci sono degli edifici che sono stati lambiti appunto dalle fiamme. Sì, è stata una notte difficilissima. Diciamo subito che per fortuna, grazie a Dio e grazie al lavoro che con i miei stessi occhi ho visto fare questa notte, nessuno si è fatto male e le abitazioni non hanno ricevuto danni. Purtroppo, come si vede alle nostre spalle, alle mie spalle, la pineta, la riserva è stata nuovamente distrutta, quantomeno in alcune parti. Però posso dire, avendo vissuto tutta la notte con i miei occhi e fianco a fianco con chi ha domato le fiamme, che è stata veramente, veramente dura. Io mi auguro che prima possibile si possa raggiungere e identificare chi ha commesso questo ennesimo atto, anche se fosse soltanto colposo, perché mettere a rischio la vita alle persone, oltre che chiaramente alla montagna, non merita alcuna giustificazione. Io voglio ringraziare, ma lo faccio a cuore aperto, perché fino a poco fa mi trovavo qui in piena notte a vedere le operazioni tutti, non vorrei rischiare di dimenticare nessuno, ma ho visto la forestale in piena riserva gettarsi sulle fiamme, lo stesso ai vigili del fuoco che sono arrivati da tutte le parti, non solo della provincia ma anche di Palermo, i volontari straordinari della protezione civile, quelli di Alcamo ma non solo, fino all'ultimo ho visto squadre da San Giuseppe Jato, squadre da Partinico, che hanno fatto un lavoro importantissimo proprio in quest'area di via John Kennedy, dove a un certo punto il fuoco si è spostato, perché purtroppo a un determinato orario nelle mattinate il vento ha ripreso e quindi è stato difficile poi ritornare su alcuni punti che allambivano le case. Il pensiero va anche ai tanti cittadini che abbiamo incontrato stanotte, ieri sera in realtà, perché tutto è partito più o meno intorno alle 6, 6 e mezza e ha proseguito fino alle 8 di questa mattina. Alcuni di questi chiaramente appunto, erano visibilmente scossi perché temevano, per fortuna solo per le abitazioni e non per la propria incolumità, ma è stato veramente un'operazione importante. Poi è chiaro che in questa fase la cosa che ci interessa, che mi premeva molto, era mettere in sicuro le persone. Adesso poi vedremo, continueremo, ecco, a monitorare la situazione, perché il vento di scirocco di certo non aiuta e ci auguriamo che non riparta più nulla. Non dimentichiamo che il verificarsi di questi incendi comporta un grave rischio di dissesto idrogeologico, quindi possibilità di frane e quindi anche smottamenti di parti del terreno. Stiamo parlando di versanti della montagna piuttosto scoscesi. Tra l'altro, proprio nei giorni scorsi, in maniera ancora più veemente, i cittadini avevano segnalato la necessità di adottare degli interventi concreti di prevenzione degli incendi, quindi mettendo anche in sicurezza parti della via per Monte Bonifato, della riserva naturale Bosco d'Alca, ma anche delle aree di pertinenza comunale, fermo restando che comunque ci sono anche terreni privati che devono essere sempre puliti, soprattutto per quanto riguarda questo particolare periodo, ecco, in cui da maggio a ottobre viene rinnovata l'ordinanza di pulitura dei terreni per la prevenzione degli incendi. Sì, è chiaro che in questo momento
che oggi, appena finita l'emergenza, dovremo fare il punto con tutte le istituzioni, con tutti gli organi competenti nella gestione soprattutto della riserva. Lo abbiamo chiesto più volte e proprio da ultimo anche tramite uno scambio di note con il prefetto, quindi adesso è chiaro che al di là delle responsabilità che ognuno poi deve assumersi, è necessario avere chiarezza sulla programmazione. Se servono risorse, così come è chiaro che sia, per fare degli interventi decisivi, soprattutto nel sottobosco, quindi in piena riserva, la Regione dovrà trovarli, così come avevamo chiesto già l'anno scorso e nuovamente ribadito, perché poi quando scatta l'emergenza l'unica cosa da fare è cercare di limitare i danni, però evidentemente bisogna richiamare tutti alle proprie responsabilità e, se servono, trovare le risorse necessarie, perché non possiamo permettere che in giornate come questa venga messa a repentaglio addirittura la vita delle persone, le abitazioni e poi chiaramente la riserva, che ha una propria vita, che va tutelata e che, nonostante sia stata fortemente compromessa ieri, soprattutto sul versante ovest, va a maggior ragione tutelata nella parte che rimane, che diventa ancora più preziosa. Questo significa anche sorvegliare il territorio e di conseguenza per prevenire questo tipo di fenomeni così disastrosi. Occorre quindi anche dotarsi non solo di sistemi di videosorveglianza, ma anche di personale preposto. Soprattutto personale competente. Guardi, noi facciamo ormai da anni, sorvegliamo quando abbiamo l'allertamento, giornate così di caldo, con l'Associazione Protezione Civile e Vigili Urbani, però quello che conta poi è, se dovesse succedere come è stato ieri, che scatta l'incendio, avere un sistema che parta e sia in condizione poi di prevenire il peggio. Devo dire e ripeto che questa notte ho visto tantissime persone non risparmiarsi con qualsiasi mezzo, e quindi questo conforta, però l'obiettivo vero è e deve essere quello di evitare che poi si arrivi a situazioni del genere. Al momento non si hanno elementi per riuscire a capire quali siano state le cause ed eventualmente se questo incendio abbia dei responsabili, perché c'è chi sostiene che si sia sviluppato da più focolai, da più punti. Ci sono delle indagini in corso, suppongo, che stanno cercando di fare luce, no, su questo. Di certo sì, e quindi confido che le forze dell'ordine, che in questo momento stanno ragionando su alcuni elementi, possano risalire ad eventuali colpevoli responsabili della vicenda.